tutti, questa sera prepariamo un aperitivo gustoso con tante tartine e un cocktail da abbinare, il Salty Dog. Per preparare le nostre tartine abbiamo dei coppa pasta di varie forme e poi del pan carré senza crosta. Iniziamo a tagliare il pan carré. Ho del burro fuso che vado a versare nel piattino. Prendo adesso le forme di pane, le bagno leggermente. Ho pensato di decorarne 4 in maniera diversa, 2 con il pesce e 2 invece con i salumi. Per decorare le tartine infilo i guanti per gli alimenti che ho decorato io ieri sera. Prendo dei gamberetti e li metto qui, le uova di lompo. Ora prendo le uova di lompo nere e le metto intorno a quelle rosse. Utilizzo il salmone per decorare le ali della farfalla. Prendo le olive farcite con il peperone e le taglio. Per non contaminare gli alimenti ho fatto un cambio di guanti, ne ho decorati 2 uguali. Taglio a forma quadrata il salame golfetta. Ora prendo l'uovo sodo e il tagliauovo. Prendo le olive farcite con il peperone. Un paio di funghetti. Infine decoro l'ultima tartina con la bresaola. Una fettina di torlo d'uovo e la metto al centro della tartina. Prendo i carciofini. Prendo il cetriolo. Prendo un funghetto intero. Decoro le tartine con la maionese. In alternativa può essere usata anche la saca poche mettendo la maionese all'interno. Io per comodità uso direttamente il tubetto di maionese. Nebulizzo la gelatina spray. Questo procedimento cerco di ripeterlo almeno 2 o 3 volte. E adesso prepariamo il cocktail Salty Dog. Utilizziamo la vodka, pompelmo, bagno il bordo dei 2 bicchieri con il pompelmo, metto i bicchieri nel sale. Verso la vodka in proporzione metà rispetto al succo di pompelmo. Ghiaccio, shakero per circa 30 secondi il cocktail, verso nei bicchieri. Guarnisco il cocktail con scorza di limone e dei boccioli di rosa edibili.